Sabato 16 maggio ci troviamo al Teatro della Fortuna, questa splendida location, è il caso di dire benvenuti a tutti i telespettatori di Fano TV, ma non solo, benvenuti anche willkommen. Sto tirando fuori quel poco di tedesco che so perché questa sera verrà celebrato un anniversario importante. Sono 30 anni del sodalizio appunto tra il comune di Fano e la città di Rastatt, e a breve la platea che vedete appunto alla mia destra e alla mia sinistra sarà gremita appunto di persone non solo fanesi ma naturalmente anche tedeschi di Rastatt, appunto per celebrare questo anniversario così importante. Buonasera a tutti e benvenuti al Teatro della Fortuna per questo 30° anniversario del gemellaggio tra la città di Fano e quella di Rastatt. Saluto tutti gli amici tedeschi e i fanesi qua presenti che oggi hanno deciso di festeggiare con noi questo appuntamento memorabile. Ecco, credo che sia un onore per il sindaco di Fano così passare il traguardo dei 30 anni di questo grande anniversario che ha passato anche questa sera in rassegna tutti i sindaci che hanno portato avanti questo sodalizio così importante. Sì, è stata una bella festa, un giusto riconoscimento a questi 30 anni di rapporti fra la città di Rastatt e la città di Fano. Rapporti che hanno dato molto alla nostra città sotto tanti aspetti, da quelli culturali, sociali, sportivi, ma anche economici. E da quando mi sono insediato ho pensato di rinvigorire questo rapporto reputandolo importante proprio per gli effetti che questo può portare nella nostra città, e devo dire che la risposta è stata molto bella, perché abbiamo in questi 4 giorni avuto tantissime presenze di amici della città di Rastatt, ma tante altre sono previste nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come altri gruppi sono venuti il mese scorso. E questa è una, ripeto, una bella risposta, anche per me è una bella soddisfazione, perché ci ho creduto, ho voluto dare importanza sia all'anniversario, ma quello che più mi preme a rafforzare questo rapporto tra le genti, perché i rapporti funzionano se ci sono relazioni in tutti i settori della nostra società, della nostra comunità. Quindi questo anniversario, questa bella festa che abbiamo celebrato qui al Teatro della Fortuna è anche un'occasione per proseguire e far sì che tanti altri rapporti ci siano, e con l'auspicio di avere nella nostra città, che non dimentichiamo, una città turistica, storica, che ha tanto da offrire, possa vedere anche nei prossimi anni tanti cittadini rasta che decidono magari di venire a fare le loro vacanze nella nostra città. Volevamo lasciare un ricordo importante per questa festa dei 30 anni. E dopo 30 anni non è facile trovare un regalo, un dono che la città di Fano vuole offrire alla città di Rastatt, e abbiamo pensato che Fano è una città di mare, e allora, guardando anche i vecchi regali che i precedenti sindaci hanno donato, non c'era mai stato nulla che ricordasse la storia della nostra marineria, e abbiamo pensato di donare questo trabaccolo che ricorda un po' la storia della nostra flotta marinara. Trabaccolo è una barca da pesca e anche da trasporto, e come dicevo lega un po' la nostra tradizione con il mare. Ma volevo anche ricordare che questo è stato realizzato tutto a mano da un marinaio di Fano, che è qui in sala, che vorrei ringraziare, Vitali Gianni. Siamo in compagnia del sindaco di Rastatt, è una serata importante, una serata in cui sono stati consegnati dei doni importanti a suggellare ancora una volta questo importante sodalizio. È una cosa bellissima cosa ha fatto questa sera il comune di Fano, e anche tutti questi giorni come ha preparato la festa, è stata un'eccezione. Quali sono le parti più importanti di Fano? Cioè le tre cose che tutti i cittadini di Rastatt, compreso il sindaco, amano? Allora, queste tre cose sono la città antica di Fano, la festa del mare, e anche il carnevale è una cosa gigante che si deve vedere, assolutamente si deve venire a vedere una cosa del genere, un spettacolo del genere. Anche noi abbiamo portato un regalo per il sindaco Seri, è un'opera d'arte che viene da Karlsruhe, che rappresenta i nostri colori. Quindi è proprio un grande piacere che la dono, così come un orologio a testimonianza della nostra amicizia.
a suggellare ancora di più il grande gemellaggio tra Fano e Rastatt, la Pandolfaccia di Fano consegnerà ancora una volta un ulteriore dono a un gruppo folkloristico appunto della città nostra gemella. Abbiamo assistito a uno scambio di doni particolari tra il gruppo storico della Pandolfaccia, abbiamo qua con noi il presidente Fabio Frattesi. Ecco, che cosa avete donato ai vostri gemelli di Rastatt? Abbiamo regalato la nostra bandiera proprio come segno di amicizia, abbiamo regalato un'immagine del santuario della Madonna del Ponte Metauro, santuario dove, e parrocchia dove il nostro gruppo è nato, e questa amicizia e questo rapporto deve continuare da adesso in poi. E sono nati dei buoni legami, sono nate delle buone amicizie ed è stato proprio bello questo momento. Ecco, quello che voglio chiedere, grazie come sempre al traduttore che è oggi onnipresente, grazie mille. Ecco, è nato un piccolo rapporto che porterà magari la Pandolfaccia a trovarvi a Rastatt? Also wir sind sehr begeistert von den Fahnenschwingern. Siamo molto felici di avervi incontrati, conosciuti ieri sera, e speriamo che questa amicizia durerà molto a lungo. Come voi ci avete invitato noi qui a Fano, speriamo che l'invito che vi abbiamo dato oggi, stasera, che voi l'anno prossimo ritornate o venite anche da noi a Rastatt. Grazie per tutti i regali che abbiamo avuto oggi. Siamo in compagnia dell'assessore Del Bianco e del traduttore ufficiale di questo gemellaggio Fano Rastatt. Ecco, giorni tanto intensi ma vissuti credo nel migliore dei modi. Sono stati dei giorni davvero emozionanti, un programma molto ricco per loro, per i cittadini di Rastatt, sono stati anche nel nostro territorio a fare delle belle visite e poi quando erano a Fano abbiamo approfittato di ogni momento per creare sinergia e amicizia. E è piaciuto molto il giovedì sera, siamo stati insieme a lungomare nei locali fanesi, poi il venerdì a un aperitivo insieme anche tra consiglieri comunali, che è stato veramente un bel momento. Io credo che possano nascere delle belle collaborazioni e penso che ci rivedremo a Rastatt anche per condividere degli scambi giovanili, io penso siano importanti, sportivi e tra le nostre associazioni, sull'esempio della Pandolfaccia. Quindi ci sarà tanto lavoro da fare, Matteo, ci rivedremo a Rastatt. Sì. Lui è prontissimo perché ormai sta traducendo qualsiasi cosa, per una volta ti faccio una domanda in italiano, anzi ti ringrazio, grazie Matteo da parte di tutti quanti perché veramente hai così tradotto nel migliore dei modi e hai portato avanti appunto queste giornate alla grande. Grazie. Prego di raggiungerci sul palco Harald, il giornalista che da 30 anni segue il gemellaggio tra le due città e che porta ogni anno a Fano centinaia di turisti. Buonasera, benvenuto. E tutte le iniziative, in modo particolare i gemellaggi, riescono sia per il contributo personale che anche gli amministratori mettono, ma soprattutto perché ci sono delle persone che più di altri si dedicano passione e amore verso questi rapporti. In questo caso Fano è riconoscente perché se tanti cittadini di Rastatt negli anni sono venuti a fare visita è grazie proprio a questa splendida persona che è un giornalista di Rastatt che ha saputo coinvolgere, ha saputo trasmettere le giuste emozioni che la nostra città sa offrire. E colgo anche questa occasione per ringraziare anche quei tanti fanesi, ad iniziare dall'Associazione Amici Senza Frontiere, ma le tante persone che mi sono state vicine anche in questi giorni, che dimostrano grande affetto anche con i doni che abbiamo offerto, anche quelli che avete trovato nelle vostre stanze d'albergo, perché sono tutte persone, aziende che hanno voluto offrirvi
con amore questi doni, in senso veramente di amicizia. E allora è giusto ringraziare queste persone e la città di Fano, nel ringraziarle le fa un piccolo dono, ma è un dono fatto con il sentimento e con emozione. Ma ringrazio anche Harald Benzinger, questo scambio di doni. E c'è un altro amico fanese, che è amico con Rastad, che dal primo anno di gemellaggio ha avuto rapporti, che mi ha pregato di donare questa stampa, e l'amico Sergio Carbone, che vuole fare le dono di questa stampa, che è qui in sala. Siamo in compagnia di Harald Benzinger, un giornalista che si è prodigato tanto per questo gemellaggio tra Fano e Rastad. Io pensavo di utilizzare il traduttore, invece non c'è bisogno, perché conosce l'italiano molto meglio di me. Ecco, è stato pluriomaggiato insieme alla sua signora per tutto quello che ha fatto per il gemellaggio Fano-Rastad. Ecco, così, in italiano, quello che vuole dire ai nostri telespettatori di Fano. Per me da 30 anni, sono un grande amico di Fano, è una cosa del cuore per me, e ho organizzato tanti viaggi per Rastatese a Fano, e abbiamo ospitato fanesi a Rastad, e erano sempre incontri incredibili, e speriamo che continua questa amicizia tra Rastad e Fano. Ecco, quindi a sottolineare ancora una volta la grande amicizia che c'è, al di là di quello che possono essere i collegamenti tra comuni, ecco, quello che porta avanti questo gemellaggio è una grande amicizia, tanti amici tra Fano e Rastad. Sì. E noi lo ringraziamo, e che sia ancora un grandissimo gemellaggio che duri altri 100 anni. Buona continuazione, buona permanenza a Fano. Sì. Grazie. E saluti a tutti i fanesi, soprattutto i miei amici, che ho tanti amici a Fano. Qui c'è Gustavo Mazzoni, il sindaco che ha fondato il gemellaggio. Penso anche a Silvano Clapis, il mio amico, con cui ho lavorato molto, molto per fare queste cose. Dankeschön. Sì. Vorrei che ci raggiungessero, mano a mano vi chiamerò io, tutti i sindaci che hanno vissuto questi 30 anni di gemellaggio e hanno contribuito quindi a mantenere nel tempo i rapporti con Rastad, quindi fra le due città. Prego di accomodarsi sul palco Gustavo Mazzoni, che formalizzò il gemellaggio nel 1985. E da rimano fra i sindaci, ci sarà un piccolo dono per lei. Buonasera. Eccolo qua. Ecco qua, un piccolo omaggio per lei che ha dato inizio a questa nostra amicizia. Siamo in compagnia di Gustavo Mazzoni, ex sindaco di Fano. Era il 1985 quando il gemellaggio Fano-Rastad veniva suggellato. Ecco, se ci può raccontare, lei che era sindaco, ha vissuto in prima persona, come è nata, appunto, come è nato questo sodalizio? Innanzitutto c'è stata una lettera da parte di alcuni nostri connazionali residenti a Rastad, i quali chiedevano se un certo Domenico Egidio Rossi fosse o meno nato a Fano. Noi abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo, tramite la biblioteca, abbiamo infatti scoperto che Domenico Egidio Rossi era nativo di Fano. Dopodiché abbiamo instaurato un rapporto sulla cultura, su quello che Domenico Egidio Rossi aveva creato a Rastad. A Rastad loro hanno avuto da tanti anni un castello che per loro era qualcosa di grandioso, infatti l'abbiamo visto più di una volta. Questo castello era stato costruito da Domenico Egidio Rossi, cioè è stato lui l'ideatore. Ma non è tanto quello, quanto la curiosità di trovare un rapporto nuovo tra l'Italia e la Germania, tra Fano e un'altra città. E questo mi ha spinto a trovare rapporti con il Ministero degli Esteri prima
E quando sono andato al Ministero degli Esteri mi hanno dato un po' del... Ma cosa fa sindaco? Perché? Pazzo, ecco, perché vuol fare questo gemellaggio? Ma è un gemellaggio, già si parlava dell'Europa, no? Si parlava del rapporto che ci può essere fra persone, eccetera, eccetera. E che mi hanno detto, le facciamo tanti auguri, vada pure avanti. E quindi la prima volta che sono andato a Rastatt, ho trovato nostri connazionali che piangevano, perché vedevano la nostra presenza che in qualche modo gli dava un aiuto, un contributo per essere riconsiderati. Loro erano stati un po' abbandonati, erano un po' quasi lasciati da parte. Quando siamo arrivati noi, hanno trovato in noi una sponda, e questa sponda ha contribuito a creare ancora maggiormente un rapporto di amicizia. E poi anche il sindaco Rottenbiller era un signore, e ultimamente è mancato, però era un signore, e ci siamo capiti, nonostante io non parlassi la lingua tedesca e lui non parlasse italiano, avevamo ci guardavamo, e guardandoci negli occhi ci capivamo come realizzare le cose. E quindi man mano l'amicizia, poi le prime volte noi abbiamo portato a Rastatt tanta di quella gente, marinai, musiche, un folklore indescrivibile, per cui abbiamo quello che c'era a fare, quello abbiamo, sotto certi aspetti l'abbiamo entusiasmati, e loro questo entusiasmo l'hanno dimostrato, perché ormai sono 30 anni che vengono a Fano. L'augurio mio è quello che continui questo rapporto, perché in effetti si è sostanziato, si è fondato su delle basi solide, e mi auguro che ciò avvenga in futuro. Io, a nome di tutti i fanesi, ringrazio il sindaco, ex sindaco di Fano, Gustavo Mazzoni, per aver appunto cominciato, messo un piccolo seme, poi che è diventata la grande pianta che oggi, questo 30° anniversario del gemellaggio Fano-Rastatt. Ecco, le posso dire che quando io camminavo per Rastatt e attraversavo la strada, tutti quanti mi fermavano: ciao sindaco, ciao Mazzoni. Ecco, quindi è un piccolo esempio, grazie. Ecco la moglie di Carboni che ritirerà questo premio, a lei un dono. L'ex sindaco, grazie ancora, Aldo Renzo Garbini, un altro ex sindaco della nostra città, eccolo qua, buonasera anche a lei, prego si accomodi vicino agli altri sindaci della città di Fano. Cesare Carnaroli, ex sindaco di Fano, eccolo qua, accogliamo anche Cesare con un grande applauso, un dono anche per lui, che il sindaco consegna. Stefano Guzzi, che vediamo già pronto, buonasera. Intanto mi permetto di salutare Francesco Baldarelli, ex sindaco, che purtroppo oggi non è presente in sala. Tutti i sindaci ed ex sindaci, facciamogli un grande applauso mentre... Fanno queste foto, ricordo, rimarranno nella storia di questo gemellaggio che abbiamo già detto giunto al 70°. Siamo in compagnia del comandante Giorgio Fuligno. Ecco, anche la polizia municipale ha sentito così questa voglia di gemellarsi. Sì, noi siamo già stati invitati a Rastatt, siamo stati su. Abbiamo già preso contatti con la polizia municipale appunto di Rastatt. Sono stati gentilissimi e molto cordiali. Appena sono arrivati sono venuti da noi, sia il comandante della Polizia Municipale di Rastatt, sia il Scarano, che oltre ad essere un agente è anche stato il traduttore ufficiale. Ci hanno fatto omaggio dei loro doni e abbiamo già concordato, salvo situazioni ancora da definire, che potrebbe essere l'occasione del gemellaggio per il 5 di novembre, che è l'occasione del nostro cerimoniale della Festa del Corpo. Abbiamo già avuto un altro gemellaggio con St. Albans e saremmo felici di poter appunto concludere un altro gemellaggio anche con Rastatt in occasione di questo trentennale. Oh.
E con questa splendida cornice voglio chiudere questo speciale dedicatissimo al gemellaggio tra Fano e Rastatt, citando una frase che ha aperto appunto il discorso del sindaco: chi incontra un altro impara a conoscere se stesso. E con questo augurio concludiamo qua dal Teatro della Fortuna di Fano, e arrivederci, anzi auf Wiedersehen.